Benvenuti cari amici ed amiche, io sono la dottoressa Carolina Cassese. Vorrei innanzitutto ringraziare la redazione di Diritto Più per aver concesso a giovani professionisti la possibilità di poter esprimere un proprio parere giuridico su questioni di rilevanza quotidiana. Ebbene, oggi tratteremo un argomento molto importante e che riguarda il diritto di visita dei genitori separati alla prole. L'emergenza Covid-19 ha obbligato milioni di italiani a restare a casa e a lasciare il proprio domicilio solo in casi legati a necessità lavorative, di salute o per effettuare la spesa settimanale. Questa situazione ha suscitato per i genitori separati dei dubbi circa lo svolgimento delle visite settimanali presso i figli minorenni collocati per ordine del giudice presso la casa materna. Oppure paterna, vediamo il governo e la giurisprudenza che orientamento hanno sposato. In data 10 marzo ultimo scorso, il governo, con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, ha rilasciato la seguente comunicazione. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio. Qualora un genitore che debba esercitare il diritto di visita sia un soggetto esposto a contagio o se il luogo dove intende condurre i figli esporrebbe gli stessi a un grave pericolo per la loro incolumità, in assenza di un accordo fra le parti, l'altro genitore potrà ricorrere alle vie giudiziarie, depositando un ricorso ex articolo 709 ter del codice di procedura civile e richiedere una temporanea limitazione o una differente regolamentazione del diritto di visita. Tuttavia, è opportuno rispettare tutti gli obblighi imposti dal governo nazionale in merito all'emergenza coronavirus, ossia il divieto assoluto per il contagiato o positivo Covid-19 di uscire dalla propria casa, anche se è in buone condizioni di salute perché asintomatico. Le auto poi non possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di 1 metro, mentre non è possibile andare in due in moto, non essendo quindi possibile rispettare la distanza minima di 1 metro. Questi limiti però non valgono certamente se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi, mentre a chi ha sintomi di infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 è fortemente insomma, raccomandato di rimanere a casa e contattare il proprio medico. Dunque, oltre a rispettare i divieti e le raccomandazioni del governo, i genitori separati, come del resto tutti i cittadini, sono obbligati a rispettare la salute altrui, inclusa quella dei propri figli e dell'ex moglie o ex marito convivente. Anche se è concesso dunque ai genitori esercitare il diritto di visita dei figli, magari allegando all'autocertificazione rilasciata dal governo il provvedimento del giudice che statuisca il diritto di visita alla prole, i tribunali italiani hanno ritenuto inopportuno, almeno in questo periodo di emergenza, che il padre separato visiti i figli minori che convivono con la madre in un altro comune. Dunque, questo è quanto si legge da un'ordinanza emessa in data 26 marzo 2020 dal presidente della prima sezione civile del Tribunale di Bari. Tuttavia, nel caso in cui non ci fosse un accordo fra i genitori o un diverso provvedimento da parte del Tribunale, si applicherà l'articolo 388 del Codice Penale qualora uno dei genitori impedisca all'altro il diritto di visita e frequentazione della prole. Bene, è necessario dunque in questo momento di emergenza sanitaria che gli avvocati delle parti gestiscano con professionalità e con buon senso ogni probabile situazione conflittuale, traghettando i propri assistiti verso soluzioni miranti alla tutela del diritto alla salute e al diritto alla bigenitorialità. Infatti, si sta registrando un costante aumento di contatti padri-figli attraverso le videochiamate.
che permettono dunque ai genitori di poter vedere tramite lo schermo del video cellulare oppure del proprio PC i propri figli, cercando quindi di rassicurarli e di incoraggiarli in questo momento di particolare emergenza. Dunque il consiglio che può essere dato a tutti i genitori è di restare in contatto con i propri figli attraverso le videochiamate, proprio per tutelare la propria salute, anche se comunque il governo non ha vietato il diritto di visita dei genitori, con qualche esclusione per quanto riguarda appunto il Tribunale di Bari, che lo ha vietato per i bambini, insomma, che vivono presso un altro comune. Quindi il consiglio è di adottare molta cautela, almeno per questo periodo di emergenza. Con la speranza di essere stata esaustiva, ringrazio tutti voi per avermi ascoltato e ci rivedremo alla prossima video rubrica. Grazie a tutti.